Dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, a Bologna torna la Biennale dell'Economia Cooperativa. La 2 giorni di LegaCoop è stata inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo intervento ha sottolineato come la cooperazione e più in generale l'economia civile siano davanti a una sfida. Essere più di un pungolo di qualità per l'intero sistema economico, ha detto Mattarella, produrre risultati nei diversi campi di attività che portino vantaggio al modello sociale. Un processo che richiede innovazione, intelligenza, coraggio. Il presidente Mattarella ha anche sottolineato che la modernità e la capacità dell'impresa cooperativa sta anche in particolar modo nella capacità di concorrere a rammendare il tessuto sociale. Siamo grati al presidente Mattarella che oggi in apertura della Biennale dell'Economia Cooperativa ha, penso, definito in modo chiaro come la cooperazione italiana possa essere uno dei driver dello sviluppo futuro di questo paese, ripartendo dall'articolo 45 della Costituzione che definisce la funzione sociale e economica della cooperazione, ma piegandola ai tempi dell'oggi, alle crisi che stiamo vivendo come strumento che può aiutare a superare le tante disuguaglianze economiche, territoriali e sociali che attraversano il nostro paese. E oggi con la Biennale vogliamo rimettere un'agenda cooperativa al centro del dibattito del paese, lo faremo con le istituzioni, con la società italiana che abbiamo coinvolto nei confronti della Biennale e pensiamo di arrivare alla fine di questo percorso con una sorta di manifesto, agenda cooperativa per il paese. Pensiamo ce ne sia bisogno e che sia uno degli obiettivi verso i quali il mondo cooperativo può lavorare. Noi pensiamo che l'economia cooperativa e la promozione della cooperazione, anche partendo dalle parole oggi del Presidente, possa essere uno di quei soggetti che può guidare anche una parte delle politiche industriali di questo Paese che guardano al futuro di un'economia che, lo abbiamo capito tutti, non può rimanere al modello di sviluppo attuale, ma deve cambiare un po' lo spartito e noi pensiamo che l'economia cooperativa in questo possa cambiare un po' le regole del gioco, mettendo al centro le persone e anche una società più inclusiva e nella quale il valore aggiunto viene distribuito in modo equo fra tutti i cittadini. Numerosi gli esempi di economia solidale che le cooperative portano avanti. La prima iniziativa che mi piace citare è il fatto che per noi i soci vengono sempre prima, ascoltare i loro bisogni è l'elemento fondamentale e soprattutto salvaguardare il loro potere d'acquisto. Quindi, diciamo, mettere insieme convenienza e qualità, rinunciando anche agli utili, ma cercando di restituirli ai soci, è una nostra priorità assoluta. Oltre a questo, diciamo, il nostro interesse è prevalentemente sul tenere insieme le persone, tenere la coesione sociale attraverso questo miglioramento della qualità della vita delle persone, che si ottiene non solo attraverso una buona spesa che le persone possono fare, ma anche attraverso molte iniziative che sul territorio si fanno per far partecipare i soci alla vita della cooperativa e a dettarci quali sono i bisogni reali. Dal mondo cooperativo sociale anche una richiesta di attenzione in più per la sostenibilità del sistema imprenditoriale. La cooperazione sociale è un pilastro del sistema di welfare in Italia, un sistema che ha sempre più bisogno di interventi per una società che invecchia e bisogni che crescono. Vogliamo garantire la qualità del lavoro, la qualità delle prestazioni ed abbiamo quindi assoluta necessità che ci sia un investimento diverso nel welfare e abbiamo anche la necessità di un rapporto con la pubblica amministrazione che sia di partnership, di lavoro comune e che riconosca anche dal punto di vista economico, ad esempio, quell'importante rinnovo contrattuale che abbiamo fatto, che non contiene solo elementi economici, ma contiene elementi normativi significativi che vanno dalla sanità integrativa al riconoscimento al 100% della maternità per le donne, che sono la nostra principale base sociale.